a Dio, che il Signore vi benedica ancora, carissimi nella fede, carissimi nella grazia. Alleluia, vogliamo ringraziare il nostro Padre Celeste ancora questa mattina per il meraviglioso privilegio che ci concede di stare qui nella sua presenza. Amen. Per meditare la sua parola. Vogliamo ancora riflettere sui salmi, Dio ci parlerà perché la sua parola è ispirata, è per il nostro bene, per la nostra vita, per la nostra crescita, per essere alimentati e fortificati. Perciò vogliamo ringraziare Dio questa mattina, in questa giornata, alleluia, ovunque tu ti trovi, ringrazia il Signore insieme a me, uniamoci nello Spirito, non importa a che ora tu stai ascoltando questo video, ti voglio dire, nello Spirito non c'è tempo, amen? Perché la parola di Dio è eterna, la fede dura in eterno, la parola del Signore, la sua presenza non ha limiti di tempo, non è soggetta al tempo, perciò vogliamo ringraziare Dio, alleluia. Grazie Padre, ancora in questa mattina, in questa giornata, Signore, vogliamo glorificarti per la tua misericordia, per la tua bontà, Padre, per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù vogliamo dire che tu sei santo, 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 sei glorioso, meraviglioso, Dio della gloria, Dio della nostra salvezza. Nel nome di Gesù, Padre, ti ringraziamo in questo momento, in questa giornata. Spandi quella pioggia benevola, quella pioggia benefica, quella pioggia spirituale del tuo spirito sopra la tua chiesa. Benedice ogni fratello, ogni sorella, rinnova ogni cuore, ogni mente, Signore. Fai brillare la luce del tuo volto su di noi in questa giornata, Signore. Fortifica, rinnova il tuo popolo, Signore, mentre mediteremo la tua parola. Che il tuo Spirito Santo agisca con potenza, operi con potenza per rialzare, per vivificare, per rallegrare, per consolare il cuore del tuo popolo, Signore, nel nome di Gesù. E ti vogliamo ancora presentare, Signore, questo mondo che non ti conosce. Abbi pietà del popolo smarrito, delle anime perdute, Signore. Illumina ogni cuore che ascolta la tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Sei glorioso, sei meraviglioso, Gesù. Vogliamo che tu ci guidi con lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, per riflettere ancora la tua parola, Signore, per rafforzarci nella tua parola, Padre, nel nome di Gesù, o eterno, perché la tua parola è vita, la tua parola è luce. La tua parola è verità, Signore, e tu ce lo hai detto, alleluia, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Signore, libera in questa giornata tutti coloro che ascoltano la tua parola. Signore, santificaci la tua parola è verità. Fai cose grandi, Signore, per fede dichiariamo una giornata gloriosa, una giornata meravigliosa di grazia e di edificazione, di crescita spirituale. Padre, venga il tuo regno ancora in questa giornata, sia fatta la tua volontà nelle nostre vite, nelle nostre case, nella chiesa, Signore. Alleluia, perdona ancora i nostri peccati, purificaci, lavaci col prezioso sangue del tuo figliuolo Gesù Cristo e riempici, ricolmaci, santificaci mediante lo Spirito Santo, Signore. Te lo chiediamo, ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Gloria a Dio, sia glorificato il nome del Signore. Vogliamo subito immergerci nel Salmo 42, questa parola che noi crediamo che è acqua viva. Amen. L'acqua viva che procede dal trono di Dio, dal cielo. E questa parola ha il potere spirituale, soprannaturale, di rigenerarci, di rinnovarci, di purificarci, di lavarci, perché è l'acqua spirituale.
mediante la quale il Padre ci rinnova. Alleluia. Come dice in Romani 12 verso 2, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché possiate conoscere per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ancora in questa giornata noi vogliamo conoscere e sperimentare la perfetta volontà di Dio. Vogliamo leggere il Salmo 42? In questo momento vi chiedo di aprire insieme a me la parola del Signore. Alleluia. In questo momento. E leggiamo dal verso 2. Salmo 42. Dal verso 1, scusate. Gloria a Dio. Amen. Nel nome del Signore. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono del continuo: dov'è il tuo Dio? Ricordando queste cose, dentro di me do libero sfogo all'anima mia, perché solevo andare con la folla, guidandola alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Verso 5. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Alleluia. Perché io lo celebrerò ancora per la liberazione della sua presenza. Fratelli, sorelle cari, nella presenza del Signore c'è la liberazione. Se tu vuoi essere liberato, liberata e vivere una vita nella libertà che Dio ha stabilito per i suoi figli, i figli di Dio devono vivere nella libertà. Perché se il Figlio vi renderà liberi, sarete veramente liberi, dice la parola di Dio. E nella presenza di Dio c'è abbondanza di libertà. Noi siamo un popolo chiamato alla libertà spirituale. Dio ci ha liberati dal peccato, liberati dall'oppressione, liberati dalla vecchia vita, liberati dalle catene di Satana, liberati dall'oscurità, liberati dai nostri pensieri malvagi. In Cristo abbiamo la libertà. Alleluia. Ma come abbiamo letto qui, cari nel Signore, noi dobbiamo anelare Dio. Oh Signore, ravviva in noi la sete della tua presenza. Noi vogliamo avere sete della presenza di Dio. Hai tu sete della presenza di Dio? O sei attirato da altre cose? Ci sono altre cose che occupano il tuo tempo, altri desideri, altri anelli, altri pensieri? Io non lo so. Se questa mattina, se in questa giornata ci sono altri desideri che stanno occupando il posto di Dio, ti voglio dire: ravvediti, ritorna al tuo primo amore, dice il Signore. Cari nel Signore, questa parola vale per tutti. Tutti noi dobbiamo, alleluia, ravvivare in noi quella sete della presenza di Dio. Nel verso 1 dice: come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. In una foresta, cari, le cerve sono degli animali, i cerbiatti sono degli animali agili, degli animali svelti, veloci, corrono in mezzo alla foresta, e quando loro cercano l'acqua, corrono per cercare quell'acqua di cui hanno bisogno, corrono in mezzo alla foresta, saltano gli ostacoli, gli alberi, le pietre, le rocce, gli animali selvatici, le belve feroci. Il cervo, il cerbiatto corre verso quell'obiettivo che è l'acqua di cui lui ha bisogno. E così, cari nel Signore, noi dobbiamo avere quella stessa
intensità nella ricerca di Dio. Oh Signore, aiutaci, perché spesse volte siamo manchevoli. Per un motivo o l'altro, per la freddezza, per le distrazioni, purtroppo a volte la mancanza di fede, a volte la stanchezza. Io lo dico per me, a volte sono stanco, non riesco a pregare con l'intensità che vorrei, di cui ho bisogno. Perché a volte sono stanco per diversi fattori, per esempio il lavoro. Io lavoro di notte, non è un lavoro pesante, non è un lavoro duro, non mi posso lamentare, gloria a Dio per il lavoro che ho. Però a volte, siccome lavoro di notte, faccio il portiere di notte, a volte dormo pochissimo e la mattina sono stanco, non riesco quasi a pregare. Dio abbia pietà di me, però nel mio cuore c'è sempre quella fiammella. Alleluia. Perché Kandara Masai, perché sta scritto, gloria a Dio, io non spezzerò la canna rotta, dice l'Eterno. Io non spegnerò il lucignolo fumante. Alleluia. Lui non spegnerà mai. Se tu hai un sincero desiderio di fare la volontà di Dio, di camminare nelle sue vie, di vivere in comunione con Lui, se tu hai un ardente desiderio di vivere in comunione con Cristo, il Padre non permetterà mai che tu vacilli. Puoi avere prove, avversità, tribolazioni, come un cerbiatto, come una cerva nella foresta, che ci sono tante ostacoli, trappole, belve feroci, ma tu, se hai l'anelo di servire Dio, di vivere per Lui, Lui ti porterà sempre avanti. Alleluia. Lui ti rinnoverà, come in questa giornata Lui ha rinnovato me. Io vi posso dire, per la gloria del Signore, questa notte io non ho dormito neanche un minuto, ma grazie a Dio ho ascoltato la parola di Dio, ho riflettuto, ho pregato questa notte, gloria a Dio, ho letto la parola, non ho dormito neanche un secondo, eppure questa mattina mi sento rinnovato da parte di Dio. È vero, a volte ho delle prove, delle difficoltà. Gesù disse: se il mondo ha odiato me, odieranno anche voi. Noi siamo in un mondo pieno di battaglie, di nemici spirituali che noi nemmeno vediamo. Ma se Cristo vive in noi, alleluia, Cristo è la speranza della gloria. Lui ci rinnoverà sempre, alleluia. Lui ci porterà sempre avanti. Lui avrà sempre pietà di noi, Lui non spegnerà, Lui non permetterà mai che il lucignolo e la fiammella che fuma si spenga. Lui ci rialzerà sempre, perché Lui è fedele, gloria a Dio. E qua in questo salmo dice: come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela te, oh Dio. Stai anelando Dio? Stai desiderando la sua presenza al di sopra di ogni cosa? O ci sono altri interessi che stanno prendendo il sopravvento nella tua vita? Se ci sono altri desideri, altri anelli, altri pensieri che ti stanno dominando, piega le tue ginocchia con la faccia a terra, grida al Signore, digli: Signore, abbi pietà di me, rinnovami, purificami, accendi di nuovo quella fiamma nel mio cuore. Signore, io ho bisogno di ravvivare la mia fede, alleluia. Signore, metti in me sete della tua presenza, perché Gesù disse, cari nel Signore, alleluia, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati. Perché a volte ci sono dei cristiani che non sono saziati, non sono soddisfatti, sono continuamente tristi, abbattuti? Perché? Perché non hanno fame, non hanno sete di Dio, perché non cercano la faccia di Dio, perché perdono il tempo in cose vane. Ieri notte pensavo, chissà in questo periodo che ci sono stati questi cosiddetti mondiali, questa cosiddetta Coppa del Mondo, che io voglio definire la Coppa Mondana, è una Coppa Mondana. Ho letto un messaggio che ha scritto un caro fratello in America,
dicendo che il vitello d'oro oggi si è trasformato, ma continua a essere d'oro. Il vitello d'oro oggi è diventato una coppa d'oro, una coppa del mondo. Per molti hanno l'idolatria del pallone. Chissà quanti cosiddetti cristiani credenti, e non solo uomini ma anche donne, perché ci sono donne che sono anche loro fanatiche del calcio, fanatiche del pallone. Chissà quanti cosiddetti credenti hanno perso ore e ore e ore davanti alla televisione guardando degli uomini carnali dare dei calci a un pallone. Cari, questo non va bene per i figli di Dio. Quante ore hai perso guardando quelle cosiddette partite? E invece di pregare, invece di cercare Dio, invece di fare la volontà di Dio, hai perso ore e ore. Ci sono persone che perdono 2 ore davanti alla televisione, ma non sono capaci nemmeno di pregare 10 minuti. Cari, così non deve essere. Noi dobbiamo avere sete di Dio. E se a volte, esaminando la nostra vita, ci accorgiamo che quella sete di Dio viene meno, noi dobbiamo gridare e pregare, supplicare il Signore affinché riaccenda quella sete, affinché riaccenda quella fiamma, affinché ravvivi quella passione nei nostri cuori, quella passione di cercare la sua presenza. Alleluia! Perché nella sua presenza c'è vera libertà. Se tu cammini nella sua presenza, se tu vivi nella sua presenza, se tu dimori nella sua presenza, ho detto dimorare nella sua presenza, perché oggi molti cristiani moderni, molte persone dicono: io vado nella presenza di Dio, io entro, io ora entro nella presenza di Dio. Allora vuol dire che prima non eri nella presenza di Dio, eri fuori. Perché oggi molte persone dicono: ora entriamo nella presenza di Dio. E cosa vuol dire? Prima eravate fuori? Cari, noi viviamo nella presenza di Dio. Alleluia! La presenza di Dio, gloria all'Eterno, vive in noi. Lo Spirito di Dio vive in noi. Non è un ospite momentaneo, passeggero. Molti ancora oggi, dopo tanti anni di fede, pregano ancora e dicono: Signore, visitami, visitami. Allora vuol dire che il Signore non era con te. Se il Signore ti deve visitare, vuol dire che non era con te. Cari, il Signore non ti vuole visitare, il Signore vuole vivere con te, alleluia, permanentemente. Puoi dire amen, gloria a Dio, amen. Il Signore vuole dimorare con te ogni istante della tua vita, non ti vuole visitare. Molti pregano: Signore, visitami. Non è così, fratelli. Il Signore dimora in noi. Lui vive in noi. E noi viviamo in Lui. Noi dobbiamo dimorare in Lui. La sua presenza dimora in noi. Noi viviamo permanentemente nella sua presenza. Gloria a Dio. È questo che ci dà la vita, la gioia, la libertà. È la grazia di andare avanti, la sua presenza. Allora noi dobbiamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, con la preghiera e umiliandoci davanti a Lui, perché chi si umilia sotto la potente mano di Dio troverà sempre grazia. Chi si abbassa sarà innalzato, dice il Signore. Alleluia, alleluia. Noi dobbiamo umiliarci, abbassarci. Gloria a Dio, prostrarci nella presenza del Signore, cari, e avere sete di Lui. L'anima mia è assetata di Dio. Quando verrò e comparirò davanti a Dio? Da quant'è che non preghi il Signore? Da quant'è che non dedichi del tempo a Gesù Cristo, allo Spirito Santo? Da quant'è che non hai più quell'intimità con Dio? Questa giornata è la giornata accettevole, cari, perché spesso io lo predico fuori alle persone che non conoscono Dio. È tempo di cercare il Signore. Domani potrebbe essere tardi, ma questo vale anche per noi. Oggi, se la tua fiamma si sta spegnendo, oggi è il giorno di ravvivarla.
Alleluia, con la preghiera, con la fede, con l'umiliazione nella presenza di Dio. Oggi, perché domani potrebbe essere tardi. Cari nel Signore, Gesù ha detto che lui vomiterà i tiepidi. E se un credente muore nella tiepidezza, non va con Cristo. Il Signore vuole che siamo ferventi per lui, fervidi, infuocati, pieni, alleluia, di quella sete della sua presenza. Fratelli, oggi è la giornata buona, giusta e accettevole per essere rinnovati dallo Spirito Santo. Amen. Voglio leggere ancora il verso 5 per finire. Salmo 42, verso 5. Perché ti abbatti, anima mia? Tu non devi dare spazio all'abbattimento. Tu e io non dobbiamo accettare l'abbattimento, la negatività, la tristezza, lo scoraggiamento. Noi dobbiamo, nel potente nome di Gesù, scacciare via queste cose dalla nostra vita e dobbiamo esortare, riprendere e addirittura, posso dire, sgridare, risvegliare la nostra anima. Anima mia, perché ti abbatti? Risvegliati nel nome di Gesù, risvegliati anima, gloria a Dio, prendi forza anima mia, ravasheka ramassai, rallegrati anima mia, nel nome del Signore, alleluia, alleluia, prendi forza, esorta la tua anima questa mattina, digli anima mia non ti abbattere, anima mia prendi forza nel nome di Gesù, anima mia risvegliati nel nome di Gesù, dillo con fede, dillo questa mattina, questa giornata, questo pomeriggio, questa sera, questa notte, non importa che ora è, diglielo, Signore, ravviva l'anima mia, risveglia il cuore mio, Signore, scuotimi questa mattina, questa sera, questa giornata, adesso, Padre, scuoti il mio cuore, anima mia, perché ti abbatti dentro di me, perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Ti voglio dire, fratello, sorella, caro che ascolti, spera nel Signore. Non ti scoraggiare, non ti arrendere, non venir meno. Spera nel tuo Dio, perché il nostro Dio è l'Onnipotente di Israele, l'Altissimo, il Dio delle vittorie, il Dio di ogni liberazione, di ogni grazia. E tu hai bisogno della sua presenza, di vivere nella sua presenza. Alleluia, di sperimentare giorno per giorno, passo per passo, la sua presenza. Alleluia, gloria a Dio, di stare in contatto con la sua presenza. Spera in Dio perché io lo celebrerò ancora per la liberazione della sua presenza. Caro che ascolti, tu celebrerai ancora il Signore. Forse oggi piangevi. Forse prima di ascoltare questo video ti lamentavi. Eri triste, eri scoraggiato. Ma io ti voglio dire nel nome del Signore. Tu celebrerai ancora il Signore. Tu ti rallegrerai ancora. Alleluia. Tu vedrai ancora la sua gloria. Tu ti rialzerai. Tu vincerai. Tu andrai avanti e vedrai la gloria dell'Onnipotente. Becamaiassia. Io sgrido nel nome di Gesù ogni pensiero malvagio che ti ha disturbato, che ti ha oppresso, che ti ha perseguitato. Io sgrido nel nome di Gesù ogni pensiero diabolico, ogni dardo maligno per la fede sia spento. Ogni pensiero diabolico che viene contro la Chiesa del Signore è per fede. Dichiariamo la speranza, la fede, la potenza di Dio. Per fede dichiariamo l'unzione dello Spirito Santo nella vita di ogni credente, di ogni fratello, di ogni sorella. Padre, la liberazione della tua presenza nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri parenti. Dichiariamo la presenza dell'Onnipotente, la presenza del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Dichiariamo la liberazione della presenza di Dio nei giovani, negli anziani, nei bambini, nei matrimoni, nei pastori, nei ministri. Signore, dichiariamo la presenza, la
liberazione, l'unzione, la gloria di Dio, perché sta scritto nella tua parola che è l'unzione che spezza il giogo, è l'unzione che rompe le catene, è l'unzione che libera, alleluia, non è la teoria, la filosofia, è l'unzione di Dio, alleluia. Alleluia, nel nome di Gesù, Signore, questa mattina scenda l'unzione, scenda la presenza, scenda la tua, alleluia, potenza nel cuore di ogni persona, di ogni credente, di ogni vita, di ogni persona abbattuta, oppresso, alleluia, demoralizzato, confuso, e rialzali nel nome di Gesù. Rinnova, Padre, i nostri cuori, le nostre vite, nel nome di Gesù, perché noi ti vogliamo celebrare per la liberazione della tua presenza, Signore. Ancora in questa giornata dichiariamo la vittoria di Gesù Cristo, del Vangelo e dello Spirito Santo nella nostra vita. Dichiariamo che questa parola va ad effetto, perché la parola del Dio vivente, Signore, aumenta in noi, ravviva in noi la sete della tua presenza, Signore Padre. Vogliamo avere sete della tua presenza, Signore, sete di te, sete, sete, aumenta quella sete nel nome di Gesù. Metti sete di giustizia, sete di verità, sete della tua gloria, alleluia, Signore, per andare avanti, alleluia. Abbiamo fame e sete della tua presenza, abbiamo fame e sete della tua presenza, abbiamo fame e sete, alleluia, della tua presenza, vieni e sazia il nostro cuore. Vieni e saziaci di te, Gesù. Vieni e saziaci di te, Signore. Vieni e riempici di te, Signore. Vieni e riempi il nostro cuore. Abbiamo fame e sete della tua presenza, abbiamo fame e sete della tua presenza, abbiamo fame e sete della tua presenza, vieni e sazia il nostro cuore. Vieni e sazia il nostro cuor, Signore, alleluia. Vieni e sazia il nostro cuor, Signore. Vieni e sazia il nostro cuor, Gesù. Vieni e riempici di te. Vieni e riempici di te, Signore. Vieni a riempici di te, Signore. Vieni a riempici di te, Signore. Vieni e sazia il nostro cuore. Vieni e sazia il nostro cor, Signore. Vieni e sazia il nostro cor, Signore, alleluia. Vieni e sazia il nostro cor, Signore. Vieni e saziaci di te, alleluia. Vieni e saziaci di te, sì, Signore, vieni e saziaci di te, sì, Signore, noi dipendiamo da te, Padre, dipendiamo dalla tua misericordia. Purificaci col fuoco dello Spirito, Signore, purifica le nostre vite, Santo, riempici di Spirito Santo e guidaci ad andare avanti nella tua perfetta volontà, alleluia, Signore, che ogni fratello, ogni cuore, ogni anima prenda forza in questa parola,
prenda forza nel loro Spirito Santo, nella presenza di Dio. Sì, Signore, alleluia, penetra col tuo spirito in ogni cuore, prendi forza nel nome di Gesù, prendi forza nel nome del Signore, alleluia, alleluia, sii rinnovato nel nome di Gesù. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Padre, dipendiamo da te, lasciamo tutto ai tuoi piedi e ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.